Buonasera e bentrovati a una nuova puntata di Tiro Libero, nuova stagione, nuovi ospiti con questa Giorgio Tesi Group che prosegue questa sua marcia positiva nel campionato. Oggi abbiamo un graditissimo ospite, il direttore sportivo della Giorgio Tesi Group, Marco Sambugaro. Ciao Marco. Ciao, buongiorno a tutti. Abbiamo avuto un finale di anno positivo per quanto riguarda i risultati, poi questa mazzata per questa squalifica doping di Jeff Johnson. Come ha vissuto la squadra e la società, come avete vissuto le ultime ore dal momento in cui avete saputo questa notizia che purtroppo non era preventivabile? Ma sicuramente è stato per tutti, sia dalla società che per i giocatori, per tutti uno shock, perché un fulmine a ciel sereno, come giustamente ha detto anche Nicola Brienza qualche giorno fa. È una notizia totalmente inaspettata, le cose stavano andando tutte molto bene, il ragazzo era molto inserito nel gruppo, nella società, nella città, quindi nessuno di noi se l'aspettava una cosa del genere, però insomma c'è stata una grande reazione. Abbiamo dovuto guardare avanti e non guardarci indietro. Abbiamo preso atto di quello che è la realtà e tutti, parlo in plurale proprio perché parlo di tutti, dai ragazzi al club, a tutti i dirigenti, abbiamo preso atto dopo lo shock iniziale e abbiamo guardato avanti, ecco, abbiamo reagito. Ecco, per chiudere il capitolo, Jeff Johnson, un ragazzo che si era inserito molto bene nel gruppo, amato dai tifosi ma amatissimo anche da compagni di squadra, credo davvero sia stato un dispiacere per tutti e anche per lui, che sicuramente vede, non dico la sua carriera compromessa, però anche per lui è un bel passaggio a vuoto. Sì, sì, ma quando parlo di shock è proprio questo, perché lui era molto inserito, molto ben voluto da tutti, quindi nessuno di noi... Cioè, era inimmaginabile, ecco, quello che è successo. Per quanto riguarda la sua carriera, è chiaro che lui è un atleta professionista, è un uomo adulto, quindi pagherà per quello che ha fatto, è consapevole di quello che ha fatto, ma insomma anche lui dovrà guardare avanti, ecco, ha fatto una cosa grave, questo nessuno lo toglie, però anche lui insomma merita tra virgolette una seconda occasione, no? Ecco, quindi è uno stop nella sua carriera, ma insomma andiamo avanti, ecco, questo ormai l'ha fatto. Il talento di Jeff Johnson sicuramente rimane, merito e plauso alla società, plauso a Marco Sambugaro di aver individuato subito un sostituto, un giocatore completamente diverso, ma un giocatore come Cage Davis che può allargare forse anche i fronti per Michele Brienza per l'inserimento di questo ragazzo. Sì, una volta metabolizzato, diciamo, questa situazione, ci siamo messi subito alla ricerca, abbiamo individuato in Cage un giocatore sicuramente, come dici tu, diverso dal punto di vista tecnico rispetto a Johnson, ma con anche lui caratteristiche che può ampliare, diciamo, l'arsenale sia difensivo che offensivo della squadra. Insomma, Brienza avrà con lui un giocatore meno accentratore, ma un giocatore che ha più armi nel suo bagaglio. Parlo dei due lati del campo, quindi in difesa e in attacco. Ecco, e domenica ha già esordito con la maglia biancorossa, esordendo tra l'altro bene, 13 punti per lui, 11 nel primo tempo. Ricordiamo, Pistoia ha vinto a Mantova senza Carl Widel e senza Divas. Andiamo a vedere il servizio del nostro Gianmarco Capecchi. Con spazio arriva la marcatura di Thompson, azione a ritmi lenti che però si conclude bene per Pistoia, 6-2 firmato Magro. Andare al tiro Stojanovic, prova ad andare fino in fondo, azione personale del servo Laganà, palleggio insistito dentro per Stojanovic che ci sta prendendo gusto. Laganà si è utilizzato più da guardia fino a questo momento. Mastellari intanto scalda la mano, vantaggio Stix, ci prova Pistoia adesso con Risma che ha tantissimo spazio e punisce una difesa di Mantova che era collassata. È una Mantova poco aggressiva fino a questo momento, lo si vede anche nei momenti morti della partita, qui intanto viene preso un buon tiro. Negli ultimi 70 secondi in questo primo tempo, Davis per la prima bomba della sua
gara, si va negli spogliatoi sul 37-46. Risma con il tiro contestato da Thompson, qui grande invenzione da parte dell'Estone. Thompson scarica per Spizzichini da tre punti, sbeffeggia la retina, va da Della Rosa con lo show profondo da parte di Della Rosa, di Iannuzzi, va la recuperata dagli Stinse, c'è la schiacciata stavolta coi tempi giusti. Eh sì, un'altra Mantova con Allinei che però è giovane ma ha tanta personalità. Allora Mantova per l'ultima preghiera di questo terzo quarto col pareggio firmato da Marco Laganà. Stojanovic fino in fondo, due punti, 6-6-6-9, poi Saccaggi parte dal centro da 7 metri, Saccaggi da Pistoia che adesso può veramente chiudere i conti con Daniel Utomi che lo fa. Vedremo se andrà meglio la prossima settimana, mentre intanto qui si scatena Pistoia che allunga, si ferma qui, quindi la partita con il 6-6-8-5 con cui Pistoia spanca la Grana Padano Arena. Inserire un americano nuovo da due giorni e cambiare un po' quelle che sono le nostre abitudini non era facile, sono stati molto bravi i ragazzi comunque a capire, a interpretare bene la partita e a giocare la partita per 40 minuti. Sapevamo che al netto di qualche magari vantaggio o svantaggio la partita si sarebbe decisa nell'ultimo quarto, e siamo stati bravi nel momento cruciale quando Mantova ha fatto l'ultimo sforzo per provare a riaprirla. E diciamo che nel momento in cui abbiamo controllato meglio i rimbalzi siamo stati un po' più solidi su quel pick and roll centrale, siamo riusciti a creare il ghetto per vincere la partita. Ecco, fermo restando le tante difficoltà che ha trovato Pistoia, nuovo americano, mancanza di Carl Wider, giocatore che sappiamo oggi importantissimo, era una partita che aveva tante insidie perché Mantova piano piano sta ritrovando un po' tutti i suoi giocatori, nuovo allenatore, sul 62 pari ci poteva essere il rischio comunque psicologicamente di andare in barca, come si suol dire, invece un po' grazie alla stanchezza di Mantova, però Pistoia ha concesso solo 4 punti negli ultimi 10 minuti. Sì, no, quando loro ci hanno raggiunto con la bomba di Laganà a fine terzo quarto, l'inerzia sembrava da fuori più verso Mantova, no? I ragazzi sono stati veramente bravi a non farsi perdere d'animo, stare con la testa, come suol dire, sulla partita, nella partita, e hanno reagito da squadra, perché si sono dati tutti una mano, stretto le maglie difensive, i 4 punti segnati da Mantova lo dimostra, e quindi niente da dire, chapeau per il quarto, insomma, hanno giocato una pallacanestro vera, dura, la volevano vincere. Anche perché conta quanto conta, ma è Carl Wider in questa squadra, un Carl Wider in questo momento. Sì, che abbiamo saputo poco prima della partita che non sarebbe stato appunto della gara, e non è facile rimpiazzare Carl è uno dei migliori, anzi forse il miglior nostro rimbalzista, uno dei migliori rimbalzisti della Lega, infatti nei primi tre quarti abbiamo sofferto molto a rimbalzo, loro hanno avuto molti secondi tiri, però io ripeto, abbiamo reagito da squadra, da gruppo vero, e questa è una nota non di poco conto. Tra l'altro, parlando ancora di Carl Wider, te che lo conosci meglio di chiunque altro, è migliorato tantissimo anche in attacco. Sì, lui ha acquisito sicurezza. Ovviamente quando sei giovane non hai la costanza di rendimento, no? È questo che fa la differenza tra un giocatore senior e uno più giovane, è proprio la costanza di rendimento ogni domenica. Carla sta trovando, difensivamente ha sempre dato il suo contributo, ma in attacco quest'anno sta veramente avendo una costanza notevole. Tra l'altro quest'anno Pistoia veramente a ogni difficoltà reagisce con grande determinazione. Ricordiamo una sola partita persa fuori casa, quella Udine, che comunque la squadra si è giocata fino all'ultimo istante. Sì, è vero. Questo è anche un altro segno di maturità. È strano dirlo in contrasto con la giovane età della squadra, però sono ragazzi molto determinati, quindi vanno anche oltre a quello che può essere la mancanza di esperienza. A Udine è stata una partita bella, credo che se la ricorderanno in tanti.
L'abbiamo persa come spesso capita in queste situazioni, quando si gioca punto a punto si perde nei dettagli, no? Io mi ricordo loro due, hanno fatto due canestri allo scadere da quasi metà campo e questa poi alla fine ha fatto la differenza. Però io ripeto, il gruppo sta dimostrando di essere molto coeso, molto compatto e molto determinato. E approfondiamo un attimo sui singoli dopo le pagelle. Bentornati amici dei canestri. Nonostante gli sconvolgimenti di fine anno e le assenze, Pistoia vince a Mantova. Andiamo a leggere i voti. Angelo Del Chiaro, 6, garantisce minuti di qualità, soprattutto in difesa. Muro, Gianluca Della Rosa, 7,5, coltello tra i denti in difesa, smitraglia dall'arco in attacco. Rambo, Daniele Magro, 7,5. Comanda nel pitturato, tornando alla doppia-doppia punti rimbalzi. Imponente. Lorenzo Saccaggi, 7,5. Tanta corsa e sangue freddo nei momenti caldi del match. Killer. Gregorio Allinei, 6,5. Non si direbbe una matricola. Nato pronto e con la mano calda. Prospetto. Gage Davis, 6,5. Esordio inizialmente timido, trova ritmo e confidenza col passare dei minuti. In rodaggio. Daniel Utomi, 7. Colleziona buone giocate, candidandosi a diventare il riferimento offensivo principale per il post Johnson, aspirante al trono. Jonas Risma, 7,5. Sveglio sin da subito, sfrutta tutto quello che gli passa tra le mani, il migliore dei biancorossi per costanza e pericolosità. Ispirato. Le pagelle finiscono qui. Alla prossima settimana e buon basket! Marco, ha parlato di maturità, certo parlare di maturità con un gruppo così giovane sembra quasi, no? un controsenso. Un controsenso. Risma, grande partita. Anche Allinei, però Allinei come entra è un ragazzo senza paura. Sì, Allinei l'ha fatto vedere anche a Torino, è entrato per pochi minuti, ha messo due bombe con coraggio, con serenità, e in questo devo dire che Nicola Brienza è molto bravo, perché riesce a toccare anche nei più giovani i tasti giusti e questi ragazzi si sentono sereni. Vedi Allinei, Gregorio entra e fa il suo, proprio focalizzato, duro, senza pressioni. Quindi sì, è merito suo che ha questa faccia tosta, ma è merito anche di Nicola che lo mette a suo agio. E Jonas Risma ha davvero un grande futuro davanti a sé. Jonas non se ne parla, si parla di Jonas come se fosse un veterano. In effetti del 2002, insomma, la strada è ancora lunga. Ha le qualità per poter arrivare in alto, però insomma, deve fare ancora tutto un percorso, le basi sono buone, glielo auguro di cuore, ecco. Quando sei arrivato a Pistoia, ormai 3 anni fa, ti saresti immaginato questo percorso difficile, perché la Serie A, la pandemia, certo, sono stati 3 anni difficoltosi, si spera adesso di andare in discesa, ma come li hai vissuti, come li stai vivendo? Oddio, non me la sarei mai aspettata, una pandemia mondiale, quando sono andato a Pistoia non me la sarei mai aspettata. Sinceramente abbiamo avuto tanti tanti problemi, noi come maggior parte, credo tutte le società sportive. Però devo dire che grazie al club, ai miei collaboratori, ai ragazzi che di anno in anno sono passati da Pistoia, grazie al gruppo li abbiamo un po' anche superati tutti, non siamo mai crollati, ecco. Non lo so cosa ci aspetterà il futuro, posso solo dire andiamo avanti con serenità, con positività e con coraggio. Tra l'altro abbiamo visto quanto la pandemia abbia inciso anche sulla testa dei ragazzi. L'anno scorso non avevano mai avuto possibilità di stare assieme, quest'anno il poter vivere più in maniera conviviale ha aiutato tantissimo. Sì, sì, l'anno scorso è stato tremendo, proprio per questo motivo che hai detto, non si è mai riuscito, cioè non si è mai creato un gruppo, proprio perché non ci si poteva frequentare, non c'erano ancora i vaccini, insomma ci sono state tante difficoltà l'anno scorso, quest'anno un po' meglio.
si potrebbe fare ancora meglio, ecco, se, però queste insomma sono cose che non dipendono da noi, ma vedremo. Comunque tante squadre stanno trovando difficoltà per un motivo o per l'altro. Ricordiamo Cantù sarà costretta a tagliare forse il miglior straniero della stagione, del nostro girone, lo straniero che ha segnato, che ha la media punti più alta. La stessa Treviglio, lo stesso problema di Jess Johnson con Poz squalificato. Queste squadre troveranno, come ha trovato Pistoia, grosse difficoltà a rimpiazzare stranieri di quel livello. Beh sì, giocatori di questo livello in questo momento di fase di stagione, di mercato, non, insomma, è difficile trovarli, sono difficilissimi se non impossibile trovarli. Cantù ha un roster importante, quindi ha anche la tranquillità di poter cercare di aspettare ancora un po'. Facevo l'altro giorno un ragionamento di tutti i giocatori americani che adesso sono in uscita, no? A parte Johnson il nostro, Johnson di Cantù, Hayes di Forlì e Poz di Treviglio, insomma sono quattro americani, sono quattro super americani, insomma sono americani che meriterebbero tutti quanti la 1 e la, credo che la nostra Serie A2 perde quattro giocatori forse più forti del campionato. Ecco, questa situazione ridisegna un po' anche quello che è la leadership del girone. Forse Udine in questo momento, come dimostra la classifica, è la squadra favorita. Sì, sì, decisamente. Anche se, ripeto, Cantù ha un roster molto profondo, con giocatori italiani forti, quindi è vero che Johnson era per loro il punto di riferimento, però è vero anche che hanno un roster importante di italiani. Udine è quella più solida in questo momento, il roster, sono partiti con questi dall'inizio stagione, sono questi ancora adesso, la vedo la squadra più quadrata, assolutamente. Comunque c'è da dire che l'unico trofeo finora stagionale se l'è aggiudicato Pistoia, che sarà anche in lizza per le Final Eight e in lizza per il campionato, un'altra bella soddisfazione. Ma sì, insomma, Supercoppa è stata veramente, vincerla è stata bella, poi è chiaro che col senno di poi tutti quanti dicono è solo un torneo estivo, no? Però insomma bisogna vincerlo, è una Coppa ufficiale, l'abbiamo portata a casa, una grande soddisfazione, siamo alle finali di Coppa Italia. Siamo comunque a due punti dalla vetta, direi che le cose stanno andando molto bene, anzi, anche oltre le previsioni. E sabato sera Pistoia affronterà l'Assigeco Piacenza, si torna quindi al Pala Carrara, una formazione che viene da 5 vittorie consecutive, tra l'altro ha vinto il derby per 89-71, partita forse simile a quella di Pistoia, perché le due squadre a un certo punto si sono trovate sul 61 pari, poi ha preso il largo Piacenza, in questo momento una delle formazioni forse più in forma. Sì, allora noi non giochiamo, ti correggo Leonardo, contro l'Assigeco, ma contro la Beccari Piacenza. Però per rimanere sull'Assigeco, sì, loro sono stati per tre quarti, sono arrivati pari nel derby e poi dopo nel quarto quarto hanno preso il largo. Noi adesso giochiamo contro i perdenti del derby, hanno avuto dei problemi di Covid, non so con alcuni atleti, quindi adesso non so allo stato attuale se questi ragazzi si sono negativizzati o meno, se sabato ci saranno o meno. Comunque una squadra difficile, con due ottimi americani, Raivio e Morse, che sono insomma una coppia, una delle migliori coppie di tutto il campionato, quindi insomma non so in che condizioni fisiche arriveranno, ma daranno battaglia sicuramente, è nel loro spirito. E poi c'è un'altra squadra in grande crescita che è Casale Monferrato. Casale sì, dopo aver perso le prime quattro, mi sembra, no, ha vinto una su quattro inizio stagione, poi non ha più perso. Hanno trovato una chimica veramente fantastica, merito ai club e ovviamente all'allenatore, allo staff che hanno creduto in questi ragazzi, e questi ragazzi hanno risposto alla grande, un altro gruppo giovane, insomma con un americano, anche un altro, un rookie, non un europeo ma in campionato italiano, sicuramente un rookie, che è il Mais. Stanno facendo molto bene, sicuramente. Per le Final Eight, quali possono essere le squadre favorite? Pistoia sarà accoppiata con Ravenna. Noi saremo contro Ravenna. Coppa Italia, sono partite secche, non lo so. È facile dire Udine, Ravenna è una buonissima squadra, molto compatta, anche loro molto coesi, con due buonissimi americani.
Non lo so, non ti so dire. C'è anche Verona. Anche Verona, di cui non parlano molto, c'è Scafati che sta dominando l'altro giorno, non lo so. Poi la Coppa Italia, quando sono partite secche, non sono difficili da fare pronostici. Ecco. Quindi... L'abbiamo visto anche nella Serie A1, come negli ultimi anni, esatto. La Coppa Italia abbia riservato sempre grandi sorprese. Ancora non si sa nemmeno dove saranno giocate. No, non si sa ancora. Adesso non si sa. Ho sentito dei nomi, ho letto qualcosa, ma non c'è nulla di ufficiale. Tra l'altro so che anche Pistoia cercherebbe la possibilità di vedersi assegnata la possibilità, insomma, di giocarsi in casa questa Coppa, e sarebbe molto importante. Parlando appunto dell'importanza del pubblico, Pistoia quest'anno, ma come tutte forse, perché si parla di Pistoia, ma nei palazzetti, non solo in A2 ma anche in A1, sta mancando un po' di pubblico. C'è bisogno forse di uscire da questa situazione, o cos'è successo? Il basket ha meno appeal in questo momento? No, c'è bisogno di uscire da questa situazione. Le persone, i tifosi, gli appassionati hanno paura a venire a Palazzo tendenzialmente. Dopo un anno e mezzo dove, insomma, i palazzi sono stati chiusi, adesso dal 65% l'hanno riportata, dal 60% di capienza l'ha riportata a 35%. È chiaro che non fa bene a tutto il movimento. La gente è impaurita. Preferisce andare a stare all'aria aperta, andare in giro, più che... E poi è una questione anche di abitudine, dopo, appunto, ripeto, un anno e mezzo di chiusura, ritornare a Palazzo, farla diventare un'abitudine, ci vorrà del tempo. Speriamo di tornare alla normalità, perché ovviamente sia dall'alto, parlo del A1, che magari anche più in basso, nelle categorie più basse, non avere il pubblico è un danno grosso, enorme. Ecco, e per riportare entusiasmo, no? Nel basket influirà sicuramente anche un derby che si gioca a pochi chilometri da qui, ovviamente approfondiremo nella seconda parte, però cosa pensi di questa dualità, questo dualismo fortissimo fra le due squadre di Montecatini che si sono ritrovate a essere alla fine le più forti del girone? Sì, stanno facendo entrambi bene, credo che siano tutte e due prime, no? Pari merito, e quindi questo derby sarà un po' lo spartiacque, ecco, però poi dopo ci saranno i playoff e ancora tutto. Beh, è bello, cioè i derby in città, è chiaro che a qualsiasi livello si crea un'atmosfera, un entusiasmo, un'aspettativa impagabile. Poter giocare un derby è bello, fa bene, ritorno al discorso di prima del movimento, fa bene al movimento, anche se è Serie C, ma comunque è un derby e crea attenzione. Attira attenzione. Quello che sembrava all'inizio un controsenso, no? Due squadre nella stessa città, poi in una città così piccola come Montecatini, alla fine invece hanno appunto ricreato grande entusiasmo. Tra l'altro due squadre molto molto ambiziosi, perché si parla di Serie C, ma chissà nei prossimi anni cosa può succedere. Sì, sono tutte e due club che hanno voglia di investire e di salire, quindi è una rivalità bella anche da questo punto di vista, perché sono entrambe molto ambiziose. Chissà, magari adesso è impensabile, ma magari salendo magari si uniranno, non lo so. Ecco, adesso non vorrei dire cose che poi magari qualcuno non piacciono queste, però insomma è bello. E chissà che non si possa tornare a vivere veramente un derby tra Pistoia e Montecatini. Ce l'auguriamo tutti, e soprattutto ce l'auguriamo in categorie di Serie A, ovviamente, perché certo. Non vorremmo che Pistoia si trovasse a scendere, ma credo che comunque nonostante tutte le difficoltà, le ambizioni del Pistoia Basket siano comunque sempre improntate a mantenere la categoria, a cercare anche piano piano di ritrovare la categoria superiore, anche perché se lo merita la società, se lo meritano i giocatori e se lo merita anche il pubblico di Pistoia. Un saluto prima di chiudere ai tifosi, cosa possiamo augurare per questo finale di stagione? Di starci vicino. Noi credo che i ragazzi stiano dimostrando di tenere a questi colori, di tenere a Pistoia, a far bene, a dimostrare il proprio valore. Credo che loro stiano facendo il massimo. Credo che i ragazzi vogliano solo calore, vogliono attenzione da parte della città, dei tifosi. Purtroppo, ripeto, la capienza, il discorso della capienza, delle mascherine, del doppio vaccino, del Green Pass, queste cose qui non aiutano.
però insomma i ragazzi stanno facendo di tutto per conquistare la città. Speriamo che i tifosi rispondano, ecco, ancora di più di quello che stanno già facendo, per l'amor del cielo, anche a Pistoia, anche a Mantova sono venuti, c'è stata una rappresentanza della Baraonda, questo fa piacere e dà una spinta in più. E poi proprio per chiudere, hai lavorato tanti anni con Michele Carrea, che ha scelto poi la strada per Treviglio. Come ti stai trovando? Credo che Brienza sia un allenatore perfetto per una piazza come Pistoia. Sì, no, beh, sono due bravissimi allenatori, hanno delle cose in comune nel modo di allenare e hanno anche però delle differenze, non sono uguali, mi trovo bene, insomma, sono in totale sintonia con Nicola, come lo ero con Michele, ripeto, sono due ottimi allenatori e quindi... come gioca la squadra si vede. Quindi un augurio e un in bocca al lupo anche a Michele Carrea, che anche lui ha trovato due anni a Pistoia molto molto difficoltosi. Vi saluto, rimanete con noi per la seconda parte di Tiro Libero. Bentornati per la seconda parte di Tiro Libero, sono rimasto solo, Marco Sambugaro ci ha lasciato. Come sempre parliamo adesso, facciamo il focus sulle formazioni di Serie C Gold, le formazioni pistoiesi che militano in questo campionato. Non hanno giocato gli Aerons Montecatini, ha giocato però la Gema, che continua la sua marcia inarrestabile vincendo anche 88-57. Contro l'Olimpia Legnaia, tra l'altro quarta forza del campionato, mentre Agliana ha vinto a Quarrata, veramente una partita con un finale possiamo dire thrilling, vedremo nel servizio poco più avanti. Cominciamo comunque con i servizi dal campo. Come detto, gli Aerons non hanno giocato, ci stiamo avvicinando al derby, al derbissimo di Montecatini del 26, quindi di mercoledì prossimo. Andiamo a vedere quello che ha fatto la Gema. È finita 88-57 per Gema, era la prima partita di questo 2022 dopo una lunghissima pausa durata quasi un mese. Tanti problemi per il Covid che hanno rinviato due partite, era importante tornare a giocare, la Gema lo ha fatto nella maniera migliore, mettendo subito le cose in chiaro nel primo, anche nel secondo quarto, con vantaggi che sono andati oltre i 30 punti, poi è arrivato nel finale anche il massimo vantaggio sull'85-50 per quella che è la 13ª vittoria consecutiva in campionato. Siamo stati bravi, siamo partiti forse i primi possessi un po' arrugginiti, però abbiamo tolto la ruggine abbastanza velocemente, abbiamo giocato un buon primo quarto e diciamo anche un buon secondo quarto fino agli ultimi 2-3 minuti. Siamo rientrati non bene il terzo quarto perché forse ci siamo piaciuti un po' troppo, però siamo riusciti a chiuderla secondo me nel migliore dei modi, abbiamo avuto modo di ruotare tutti e di avere risposte da tutti. Era importante perché oggi comunque rientrava Mattia Zampa e penso che abbia giocato anche una discreta partita, diciamo come inizio, deve ancora lavorare e migliorare. Per il momento Gema è sola in classifica, in testa, in attesa dei recuperi, ma adesso arriva un gennaio complicato perché c'è la partita di La Spezia domenica prossima, poi il derby ancora successivamente. Inizia comunque al meglio questa seconda parte di stagione. E quindi in attesa del derby tra le due squadre di Montecatini andiamo a vedere cosa è successo nell'altro derby tra Quarrata ed Agliana, veramente tiratissimo, veramente un finale thrilling. Il 2022 del basket di C-Gold si apre con la vittoria nel derby di Agliana, che spugna il Palamelo 87-88. Quarrata può recriminare per il canestro finale di Baroncelli, quasi da 3, in verità da 2, che sarebbe potuto valere l'overtime. Una partita a lungo combattuta, nella quale l'Andy Asfalti è anche andata a più 13 nel secondo quarto, più 10 nel terzo quarto, ma Quarrata, nonostante l'emergenza tra Covid e infortuni, è riuscita a tenere botta fino alla fine, grazie soprattutto a Toppo e al già citato Baroncelli. Siamo stati un po' sfortunati in qualche episodio finale, però in ogni caso vanno fatti complimenti ai ragazzi, perché hanno disputato una partita con il cuore in mano. Eravamo contati
Abbiamo giocato tanti minuti anche con un under 17, Jacopo Zucconi, a cui vanno veramente i complimenti per aver tenuto il campo. Per quello che riguarda la parte tecnica, insomma, siamo stati in partita, aggrappati fino alla fine. Abbiamo pagato sicuramente qualche disattenzione che era alla fine inevitabile, perché avevamo giocatori contati e quindi ha fatto la differenza soprattutto qualche rimbalzo in attacco concesso di troppo. Ci rimane il rammarico di aver disputato una buona partita, però complimenti a Liana che si porta a casa i due punti. Dall'altra parte, da segnalare le prestazioni di Zenelli e Tommei, autori dei canestri sostanzialmente decisivi che hanno spinto Aliana a questo primo successo nel 2022. Una partita maschia, Quarrata, nonostante le assenze, è riuscita a mettere energia in campo e a trovare soluzioni nei loro punti di forza. Noi non siamo stati continui, abbiamo avuto momenti di difficoltà anche con noi stessi, quindi a sviluppare un gioco che sia di efficace, e questo ha fatto sì che, nonostante fossimo riusciti a fare un paio di strappi, poi dopo Quarrata è tornata sotto e addirittura ci è passata avanti. Poi da ultimo i dettagli fanno una differenza, il tiro da tre punti o il fallo naturalmente ci ha dato la possibilità di vincere la partita. Siamo contenti perché è tanto che non giocavamo, quindi la prima fuori casa, non sapevamo la situazione, quindi per noi è importante questa vittoria, non solo perché è un derby, ma perché naturalmente ne avevamo bisogno. Punteggi altissimi in questa partita, e cos'è successo? Di fatto Baroncelli per Quarrata, un canestro agli ultimi secondi che poteva valere il pareggio e il supplementare, invece il tiro è stato giudicato dagli arbitri da due punti anziché da tre, e la vittoria è andata comunque meritatamente ad Agliana. Due squadre che, sia Quarrata sia Agliana, sono state tormentate dagli infortuni, speriamo che possano proseguire il campionato veramente con tutti i giocatori a disposizione. Ma andiamo a vedere quello che è stato fatto, un approfondimento da Lorenzo Carducci, nostro ospite qualche settimana fa, su un personaggio amatissimo in tutta la provincia di Pistoia, Guido Meini, con uno speciale che appunto Lorenzo ha realizzato con il nuovo DS della Gemma Montecatini. Palla recuperata di Guido Meini, insomma, con il fallo si appoggia il terrenone Guido. Palla che rotola, il rumore della gomma sul legno, il sudore durante la settimana allo spogliatoio, il coinvolgimento che dà dentro e fuori dal campo una partita di basket è qualcosa che avvicina tutti e che riempie veramente la vita di tutti quelli che ci si avvicinano. Io ho portato sul campo il mio modo di essere playmaker, e si è incastrato bene poi con il talento, perché cioè, quella lì era una squadra veramente piena di grandi campioni, Andrea e Mario i più noti in zona. È stato un piacere giocare con Guido, ricordo quell'anno per lui difficile, perché aveva da una parte me e dall'altra parte di me che gli veniva mal di testa. Noi l'hai portati in giro per l'Italia con grande soddisfazione tua e nostra, che ti abbiamo servito con stima e affetto. Quella situazione lì, in quelle circostanze lì, Pistoia diventava una sorta di amplificatore di quello che uno poteva fare, ok? Tant'è vero che tantissimi lontano da Pistoia poi non si sono confermati, non è che non fossero sufficientemente in grado di, però ecco, era una riprova che tutto in quel momento lì girava nella giusta direzione e i pianeti si erano tutti incastrati perché uno arrivando lì potesse esprimersi al massimo. È successo per i giocatori, è successo anche per gli allenatori. Descrivere Roberto è difficile. È difficile perché quello che lui trasmetteva non era filtrato, cioè questa umanità, questo calore, questo piacere di coinvolgere tutti e di far sentire tutti importanti, perché lui riteneva che tutti fossero importanti. La pallacanestro è un mondo che vale la pena di e che vale la pena di affrontare e lasciarsi coinvolgere. 4 secondi. Meini deve tirare, si alza da tre punti. Il capitano lo mette dentro.
e l'omaggio a Guido Meini, appunto, di Lorenzo Carducci, che commenta le partite insieme a Gianluca Mirandola, degli Aerons Montecatini. Un omaggio anche naturalmente a Roberto Maltinti per un basket che abbraccia tutta la nostra provincia e che deve far avvicinare tutti i Pistoia e Montecatini, che purtroppo anche sportivamente spesso hanno avuto delle discordanze. Torniamo al campionato di Sci Gold, andando a vedere il prossimo turno con Quarrata che sarà impegnata a Livorno sabato alle ore 18:30, mentre tutte le altre saranno in campo domenica alle 18. La Gema Montecatini giocherà alla Spezia, una partita molto difficile, terza della classe. Gli Aerons invece ospiteranno Montevarchi, mentre Agliana riceveranno Prato. Siamo arrivati come sempre alla fine della nostra trasmissione, vi ringraziamo ovviamente dell'attenzione, seguiteci e continuate a seguirci sulle nostre pagine social. Come sempre vi lascio alla top 5, alle migliori 5 azioni della partita tra la Giorgio Tesi Group e Mantova. Opportunità per il sorpasso per gli ospiti con Risma, che lo sigla adesso senza nemmeno toccare la retina. Due linee pestate in meno, invece sia Thompson che Lagana hanno fatto lo stesso errore. Cosa sta facendo Saccaci però? Della staff Davis, guarda che circola un po' a fatica, azione personale qui di Utomi, che però ha i colpi per mettere a segno certi tempi. Foccarde di fronte a Coach Valli, Risma fino in fondo, due punti buoni e c'è il fallo. Don't talk direct to my face, girl. Your breath stinks so much, you need prayer. Puoi avere in mano la partita, almeno il ritmo della gara, anche se adesso gli annunzi si inventa una rubata, parte in transizione e si inventa la schiacciata. Yeah.